La paura, ci insegnano le neuroscienze, è un meccanismo insito in parecchie specie animali, grazie al quale, quando si manifesta un pericolo improvviso, l'individuo si trova a disposizione un supplemento di energia di cui si serve, di solito scappando, ma anche volendo mimetizzandosi. Da questo punto di vista, è uno strumento dell'evoluzione. Perché, tanto per fare un esempio, le ranocchie che non guizzano via come il fulmine quando un'ombra si interpone tra loro e il sole hanno molte più probabilità delle altre di finire vittime dei predatori alati. Anche noi umani, in cui la paura, come in tutti gli altri mammiferi, si manifesta con un innalzamento improvviso del tasso d'adrenalina nel sangue, ce ne siamo giovati ai bei tempi della savana e delle foreste. Il guaio, però, è che poi abbiamo sviluppato la memoria e l'immaginazione. E il pericolo per noi non è più qualcosa di immediato, un nemico da cui si possa velocemente fuggire, ma un'entità oscura che risiede in permanenza nella nostra psiche, sviluppando disagio, diffidenza e dolore. A questa sensazione reagiamo ancora con la paura, ma è una paura fine a se stessa, che non ci porta da nessuna parte e che talvolta, rendendoci per paradosso inutilmente aggressivi, aumenta il pericolo invece di diminuirlo. Bisognerebbe combatterla, ma come si fa? Ha paura. Chupum. Ragal. Cilandro. Fia. Peur. Hai una paura che non finisci più. Scanto. Fie. Strizza. Furia. Strah. Silan. Ago paura. Peur. Paura. Hof. Hof. Stremissi. Un stremissi, cioè uno spavento, ma te resti lì che il cuore di chi te viene in gola e poi viene fuori anche di urece. Difficile. La FIFA. Di stare male. La perdita. Qualcosa di necessario. Immobilizzazione. Irrazionalità. Ignoranza. Non sapere come reagire a una situazione. Emozione molto, molto violenta. Nel mio caso non sapere qualcosa. Quando non sai dove va a finire quello che c'è intorno, che stai facendo. E quello cosa di legge non ha accettato. I fear for betrayals. L'immobilità. La peur, c'est ce qui nous empêche de faire le plus de choses. Non sapere cosa ci aspetta. Il vuoto. È difficile dirlo. J'ai peur de la mort. Una parte che mi può far soffrire, una parte che mi può fare star male, ma una parte cui non rinuncerei in nessun caso. È quel fantasma o quei fantasmi che tutti abbiamo. È l'ansia. E finiremo in quell'abisso in cui perfino Dio ha paura di guatare. Una cosa che non vuoi che succeda. Svegliarmi domani senza la persona che amo. A volte il lavoro e a volte quando non so cosa mi aspetta. Inadeguatezza. Non raggiungere lo scopo che hai. I'm not afraid of you, I'm not afraid of shit, I'm not afraid of nothing, man. Nel petto. Nello stomaco. La poitrine e il ventre. Nello stomaco, tendenzialmente. In my mouth. Nello stomaco. Nello stomaco. In my stomach. Nella pancia. Pancia. Nella pancia. Nella pancia. Nello stomaco. Nelle mani. Dipende, a volte nella testa, a volte nel cuore, a volte nella pancia. Sono tre tipi diversi di paure. Nello stomaco. Ok. E il primo è il mio cuore. Nella pancia. Nelle viscere. Nella pancia. Allo stomaco. Dentro a sinistra, qua all'altezza qui. Al petto. Sotto lo sterno, nello stomaco. Al buio. Dentro. La sento di notte. La sera è molto sinistro. Questa città è molto sinistra la sera. In giro, nella faccia delle genti. La paura è come viviamo. Bianco. D'accordo. Bianco. La paura è nera. Nera. Rambo. Rainbow. Nero. Il primo è bianco. Rosso. Nero. Nero. Verde. Nero. Grigio scuro. Nero. Viola. Viola. C'è nero, nero, nero. Marrone. Come quello che sta dietro di me. In qualche modo nero. 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 Bianco. Gris. Gris. Non lo so se riesco a descriverla come il colore di Milano, grigio metallizzato. Cioè.
Non cibo. Non lo voglio. Patatine fritte. Schifezze. Gamberetto. È un antipasto. L'acqua. Non mi piace melanzare, mi fa mi vomitare. È covered food. Finocchio, bruttissimo. Le lumache. La choucroute. Di cavolo con delle salsicce e una specialità di tipo Strasburgo. Il n'y a pas de manger que j'ai peur. I'm not afraid of food. I eat every food I want to eat. La carne. Mi vengono in mente dei vermi. Un insetto. Un cibo che non conosco. Indigesto. Scaduto. L'aglio io lo aborro, sono peggio di Dracula. Un cibo mangiabile. Granaglie. Qualcosa in cui è caduto sopra un barattolo di pepe. Forse la mostarda troppo pepata, che già non mi piace. Gli spinaci. Un cibo freddo e duro. Il fico d'India. Le rape rosse. Un poisson vivant. Un cibo che si muove, tipo le triglie. Una volta ho visto le triglie che si muovevano nella padella, più che impressione. E no, eh. Non so, sono una ragazza. Una ragazza? Allora, donna? Una ragazza, direi. A cui piacciono gli uomini. Boh. Anarchico. Jabi Muhammad. Giulia. I am a man that's capable to do anything. Libera. Altruista, capace. Che ne so, io in base a che cosa? Io, Giulia. My name is John Dennis. John Dennis. Sono un ragazzo egiziano. Inglese. Paziente. Simpatica. Una persona curiosa. Simpatica. Una ragazza. Una donna. Un attore. Fondamentalmente una sarta. Medico e altre cose. Maschio. Mi definisco un mediatore linguistico, culturale, interprete. Non completamente maturo. Tendenzialmente un po' tutto e un po' niente. Più o meno adulto. Je passe ma vie a essayer de savoir ça, non? Occidentale e moderno. Un essere umano. Un po' pistola magari, ma un essere umano. Basta? Ci stavo prendendo gusto.